Ciao ragazze e ciao ragazzi, video recensione. Ho il mio libricino alla mano e iniziamo subito la recensione con un levasmalto. Il levasmalto in questione è questo, della Violetta, è un 250 ml, è un acetone con, è un solvente, un levasmalto con acetone, ho invertito. Io uso praticamente quasi sempre solventi con acetone perché credo che inserendo poco sulle unghie, quel po' di acetone che c'è non le distrugge più di tanto. Anzi, in questo periodo le ho anche abbastanza lunghe, poi cerco di far respirare l'unghia sempre un'intera giornata, specialmente in inverno, in estate ci riesco un po' meno perché mi piacciono le unghie smaltate. Le nutro tantissimo con impacchi di oli e burri, quindi preferisco un levasmalto che faccia subito il suo lavoro e poi dopo magari andare a integrare ciò che ho perso usando un prodotto con acetone. Questo toglie lo smalto molto velocemente, non puzza in modo eccessivo, mi è piaciuto. Praticamente ora mi è rimasto un culetto così, lo finirò ora che vado in vacanza, praticamente mi porterò dietro la confezione vuota praticamente, o se non vuota con un'altra applicazione. Questo lo trovai in offerta 50 centesimi e non me lo sono fatto ripetere due volte. Sono stata scemolina a non prenderne due perché a questo prezzo 250 ml mi è durato praticamente tutta la primavera e praticamente anche tutta l'estate, visto che sono ad agosto. Vabbè, la prossima volta. L'altro prodotto di cui vi devo parlare sono le pinzette della Essence, della linea Twister, sì, quelle praticamente bianche, rosa a pua bianca, che sono deliziosissime. Allora, ho trovato la punta è obliqua, c'è ancora il... avevo buttato ancora l'anellino che chiude, praticamente mi sa che quasi quasi lo lascio dentro così... da dire più chiuso, no? Vabbè, poi vediamo. Finché non si rompe lo lascio, poi se quando si rompe lo butto. Allora, la pinza è obliqua, ha una buona chiusura, è abbastanza precisa e facile da prendere il pelo e strapparlo via. Mi sta piacendo perché non vedo e non sento che mi strappa male il pelo. Ci sono alcune pinzette per sopracciglia che non chiudendo bene tu non vai a strappare il pelo bene dall'interno, ma praticamente lo vai a tagliare perché le puntine qua sono troppo taglienti. Queste sono taglienti il giusto, riescono a prendere bene il pelo, lo strappano bene, quindi non si rischia di avere crescite strane a livello delle sopracciglia. La mia estetista non mi ha detto che le tengo in un modo disastroso in questo periodo, anzi, sono stata ieri ed è stata contenta del risultato, perché tra uno spizzettamento dell'estetista e l'altro ovviamente vado a ripulire almeno qua sotto e qua. Io qua non mi permettere né mai perché non sono in grado, rischio di fare casini, però qua sotto pulisco io e qua anche, e non ho peli strani che fuoriescono in modi strani. Ora vi voglio parlare della linea Sun Protection della G-Cube, la After Sun. Praticamente vi parlo dello shampoo riparatore e della maschera riparatore. Quando ho comprato questi prodotti, all'interno del pacco c'era anche l'olio da mettere per l'esposizione solare. Di quello ho bisogno di qualche altra applicazione, poi ve ne parlerò nel prossimo video, anche se ho già provato i prodotti con protezione della G-Cube gli scorsi anni, mi sono sempre trovata bene e, come ascolterete tra un po', mi sono trovata bene anche con questa linea. Allora, iniziamo dallo shampoo. La linea è la Sun Protection, la After Sun, è uno shampoo riparatore con monoil e neroli, con filtri UVB e senza parabeni. Allora, lo shampoo riparatore specifico per capelli resi aridi dal sole, salsedine e cloro, deterge delicatamente, fortifica e lucida grazie all'estratto DNA neutro, mentre l'olio di monoil e neroli svolge un'azione rigenerante della fibra capillare.
Allora, la confezione dello shampoo è da 250 ml, è uno shampoo che ha un profumo di monoil, è buonissimo, molto sa di mare, di estate, di vacanza, mi piace tantissimo il profumo, anche la maschera ha lo stesso profumo. Ho trovato questo shampoo, essendo fatto di oli praticamente, sì, molto corposo, entrambi i prodotti sono molto corposi e se si esagera con le dosi si rischia di avere un effetto molto pesante sui capelli, quindi io ne uso di entrambi veramente meno di una goccia, pochissimo, perché poi andando al mare io faccio lo shampoo praticamente tutti i giorni, non ce n'è bisogno di usare chissà quanto. Con il balsa, con la maschera che non ho letto dietro, maschera rigenerante per capelli esposti al sole, salsedine, cloro, fortifica, luce, è lucida grazie all'ennesca, che è la stessa cosa, favorisce morbidezza ai capelli senza appesantirli. Se si esagera, i capelli diventano piatti, sporchi, non sembra che li hai lavati. Invece, se si usano le giuste quantità, il capello è nutrito alle punte, deterso al cuoio, profumato e mi piace perché poi dentro ci sono anche i filtri solari. Quindi, io dopo aver fatto lo shampoo, ovviamente, poi passo la nottata e il giorno dopo ritorno al mare, ho i capelli con un po' di protezione. In più, ci aggiungo l'olio protettivo e in questo ormai sono un mese che vado a mare, ho le punte da tagliare perché non le taglio da un anno, però non sono aride, non sono rovinate dalla salsedine, dal sale, anzi sono molto morbide fino al giù alle punte. Come stavo dicendo, lo shampoo se preso nelle giuste quantità, sembra che mi ripeto, però ci sono passata e vorrei dare un consiglio. Quindi, preso nelle giuste quantità, non sporca il capello in modo eccessivo. E la maschera io ne uso veramente così, una quantità così e piatta. Le metto ovviamente un po' di più sulle punte. Quello che mi rimane, quindi praticamente meno di niente, la passo un po' su tutti i capelli ed è molto districante. È ad azione rapida, non ci vuole 3 minuti praticamente, sì, lasciare almeno 3 minuti in posa, quindi io faccio shampoo, metto la maschera, poi mi lavo e dopo vado a pettinare, 3 minuti saranno passati. Passo anche i guantini scrub sul corpo tutti i giorni perché la pelle si deve rigenerare per avere una bella abbronzatura. Comunque, sorvoliamo, ritorniamo a questo che mi sto perdendo in chiacchiere. Districa bene i capelli, li lascia morbidi. Ho un po' di difficoltà a fare i miei mossi, tra tante virgolette, con la schiuma per capelli asciugati all'aria, però i capelli anche asciugati all'aria senza schiuma, specialmente le ciocche davanti che sono più leggere, escono un po' ondeggianti e sono carine da vedere. Comunque mi sta piacendo molto, vi rimando alle prossime recensioni per parlarvi scusate il cellulare, per parlarvi dell'olio, che comunque mi sta piacendo tantissimo. Ah, un'altra cosa, la maschera io di solito la tengo a testa in giù perché è molto corposa, quindi tenendola normale a testa in giù e testa in su, quando vado a cercare di tirarlo fuori ho un po' di difficoltà, quindi per velocizzare la situazione doccia la tengo a testa in giù, quindi praticamente io la tengo così. E sarebbero anche più carine da vedere, però le etichette dovrei inverti, dovrei girare un'etichetta, però vabbè, dettagli. Prossimo prodotto sono delle salviette struccanti della Laurella viso, occhi e labbra, senza parabeni, della linea Visage. Allora, leggo le specifiche. Miscela multivitaminica antiradicale con provitamina B5 e vitamina E. Il tessuto è nido d'ape ed elasticizzato con effetto cutaneo massaggiante, rimuove anche il trucco waterproof. C'è l'estratto di camomilla, l'olio di mandorle ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche per gli occhi sensibili. Allora, io utilizzo questa marca di salviette ormai da un po', quindi le conosco molto bene. Di solito ve le mostro soltanto nei prodotti finiti, ma mi sono trovata a poter chiacchierare un pochino con voi oggi, quindi
ve ne parlo. Allora, la salvietta non è molto grande, praticamente un po' più grande della busta che vedete. All'interno ci sono 20 salviette, se non sbaglio. Sì, io lo pago 60 centesimi ai negozi, tutto un euro, quelle cose così. Sono salviette molto ben pregne di prodotto, struccano facilmente, con una salvietta riesco a struccare facilmente tutto il viso, trucco occhi bello marcato, base bella fatta per bene, mi piacciono molto, hanno un buon profumo, non mi danno fastidio gli occhi, non trovo gli occhi molto rossi, il rosso normale da sfregamento e dal fatto che ho tenuto le lentine tutta la serata, ma più di quello no. Mi piacciono, anche la confezione, lo dico spesso nei video dei prodotti finiti, ha una buona resistenza, ormai queste sono finite, ma ormai c'è, cioè, ancora la colla è bella, bella forte, quindi le tiene ben chiuse il pacco, perché ho trovato altri pacchi in cui la plastichina qua svolazza e si seccano inesorabilmente, invece queste hanno una buona colla. Scusate, ma dovevo fare una specie di ruttino, che non era un ruttino, era un po' di aria che saliva, scusatemi, che brutti discorsi. Comunque, mi piacciono tanto, poi sono molto morbide, con una, come ho detto prima, riesco a struccare tutto il viso, quindi perfette. Rimanendo sempre in ambito pulizia del viso, vi parlo della maschera che sto usando in questo periodo, è della Mi Mask, una maschera peel off per pelli miste in pore, rimuove le cellule morte e le impurità con estratti di mirtillo nero, canna da zucchero, acidi naturali della frutta, no allergeni. Allora, è appositamente formulato per detergere e purificare la pelle del viso dalle cellule morte e impurità. Per pelli miste in pore, preparare la pelle all'applicazione della maschera tamponando sul viso un panno imbevuto di acqua tiepida. Applicare la maschera su tutto il viso evitando il contorno occhi, lasciare agire per 15 minuti, rimuovere il prodotto sollevando la pellicola che si sarà formata, iniziando dalle guance e continuando verso il centro del naso. Completare la pulizia con un panno imbevuto di acqua tiepida, si consiglia il trattamento 1-2 volte a settimana. La confezione è da e questa è da 75 ml, è una maschera completamente trasparente. Io prima faccio un po' di scrub al viso, pulizie tipo con quello vecchio in silicone, con tutti i dentini, la pulisco con quella, io mi sono fatta male. Faccio un po' di scrub con un guantino naturale e poi dopo vado ad applicare la maschera. Ovviamente la applico su tutto il viso, ne metto una quantità abbastanza consistente perché sennò c'è difficoltà quando si va a toglierla, e la lascio agire finché ho la faccia completamente mobile. Scusate, c'è un po' di vento, si sente i rumori della veneziana o della persiana o della tapparella, come si osa dire. Comunque, quando sento il mio viso completamente immobile, inizio a muovere un po' le labbra e i muscoli intorno alle labbra e si inizia a spellare, inizia a alzare la maschera e dopo la vado a togliere. Di solito nei 15 minuti non riesco a rientrare, ne ho bisogno almeno di 20-25 minuti per farla asciugare completamente tutta la maschera. Scusate. In questo periodo mi sento il viso molto liscio, anche perché sto usando un detergente con microgranuli, ma credo che sia anche il fatto di utilizzare questo tipo di maschera con acidi naturali della frutta e canna da zucchero, che aiuta un po' anche a fare un po' di peeling al viso, quindi ho veramente la pelle molto liscia, ho i miei pori dilatati, non sono pieni di schifiglio, sono abbastanza puliti, è passata la signora delle pulizie, e poi lo stesso di togliersi la maschera e vedere il viso tipo mostriciato è troppo simpatico, mi piace tantissimo.
Allora, gli ultimi due prodotti sono i prodotti solari della L'Oreal, che questa ho utilizzato fino a pochi giorni fa e questa la sto ancora utilizzando. Questa l'avete già vista nei prodotti finiti, ma ho preferito non buttarla via, ma parlarne in un video di recensione, perché io almeno personalmente, se leggo prodotti finiti, non sempre vado a vedere se c'è anche la recensione. Invece se leggo recensione, mi soffermo a guardare il video, mi fermo a guardare il video e ascoltare ciò che ha da dire la ragazza in questione. Quindi ho preferito non buttare la confezione e parlarne in questo video. Comunque in ogni caso, se dovessi dimenticarmi cose importanti che ho detto nel video dei prodotti finiti, vi lascio il link che vi rimanda a quel pezzetto di video. Comunque, questo è un prodotto della L'Oréal Paris, il Sublime Sun, sensazione pelle nuda 50 IP alta. È uno spray protettivo effetto invisibile, ultra leggero, pelle come seta. Spray nebulizzatore, applicazione rapida. Protezione UVA-UVB contro l'invecchiamento solare, non ungia, non appiccica, resistente all'acqua. Conforme alle normative, alle raccomandazioni europee sui prodotti solari. Allora, protezione avanzata, sistema filtrante arricchito da Mexoril XL per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB e vitamina E antiossidante per la protezione e protezione rafforzata della pelle. Il risultato, una pelle protetta efficacemente e una piacevole sensazione di pelle nuda. Agitare prima dell'uso fino a sentire il suono della biglia interna, prima dell'esposizione solare, applicate uno strato visibile e abbondante di prodotto, stenderlo in maniera omogenea e uniforme, lasciate asciugare e riapplicate. Una quantità insufficiente di prodotto diminuisce il livello di protezione. Rinnovate frequentemente l'applicazione per mantenere la protezione, specialmente dopo aver sudato e dopo esservi bagnati e asciugati. Utilizzare prodotti solari con indice di protezione, vabbè. Come avete sentito dalla descrizione, il prodotto va agitato prima dell'uso. Quando il prodotto era pieno, questa pallina che sentite, si sentiva quando il prodotto era pronto per essere vaporizzato sul corpo, perché poi all'interno comunque era abbastanza, cioè c'era, si sentiva il corpo della crema. La confezione, non so se l'ho detto, è da 200 ml, ha un erogatore così a spruzzo, quindi di facile applicazione. Mi sono trovata molto bene con questo prodotto per quanto riguarda il suo livello di protezione. È uscita una S bruttissima. Il suo livello di protezione, durante il primo periodo di esposizione al sole ho usato questa 50 e non ho avuto scottature, non ho avuto eritemi, non ho avuto pelle sensibilmente rovinata dal sole, anzi è stata molto idratata, mi ha protetto, non mi sono usciti eritemi, non mi sono scottata, la mia pelle ha assunto una bella colorazione anche grazie a questo prodotto, mi ha aiutato ad abbronzarmi anche, mi è piaciuto come prodotto solare. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la sensazione di pelle di pelle nuda effettiva, perché non si sente questo prodotto sul corpo, è molto leggero, si assorbe rapidamente, non lascia quella sensazione di cremozza pesante che a volte è un po' fastidiosa, specialmente con 50 gradi al sole di mezzogiorno. Comunque, questa sensazione di pelle nuda è molto piacevole. La cosa che non mi è piaciuta è stata proprio l'erogatore di questa bomboletta. Io di solito la metto in casa, poi vado al mare perché è a 2 minuti da casa mia, quindi la spruzzo in casa, la porto in borsa per l'eventualità di riapplicarla, ma di solito per un paio d'ore, 3 ore non la riapplico. Quando poi passo l'intera giornata al mare, ovviamente la riapplico più volte. Comunque ogni volta che ho messo questa crema in casa ho combinato il pavimento uno schifo, perché non è ben direzionata come spruzzo, quindi tu iniziavi a fare così e tutto ciò che non colpiva, lo spruzzo che non colpiva il corpo, tutta a terra.
non riuscivo bene a direzionare lo spruzzo, quindi ogni volta che la mettevo in casa dopo dovevo lavare anche il pavimento. È l'unica cosa, l'unica pecca di questo prodotto. Dovrebbero fare secondo me uno spruzzino più preciso, così da evitare di che poi alla fine si è anche sprecato tantissimo prodotto. Secondo me la metà del prodotto io l'ho sprecato sul mio pavimento che è bianco e non è andato neanche a mare ad abbronzarsi. Comunque, no, a parte lo spruzzino, il prodotto mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Così come mi è piaciuto il suo fratello per il viso. Allora, questo è sempre della linea Sublime Sun. Questo è un FPSIP 50+, molto alta. È sempre un fluido viso protettivo, ultraleggero, effetto invisibile, UVA, UVB, testato su pelle sensibile. Allora, l'italiano... La protezione che dona una piacevole sensazione di pelle nuda. Protezione avanzata. Il fluido viso associa i filtri Mexori XS e XL contro scottature, vitamine E, antiossidante per la protezione rafforzata della pelle. Sensazione pelle nuda, la sua texture fluida ultraleggera si assorbe immediatamente sul viso senza lasciare tracce, senza ungere, per un effetto invisibile sulla pelle. Il fluido protegge efficacemente il viso, il vostro viso, donandomi una piacevole sensazione di pelle nuda. Anche questo prodotto va agitato prima dell'uso, è molto liquido, questa è la sua confezione da 50 ml, va agitato, presente anche in questo caso la pallina, la confezione è così con questo beccuccio erogatore, il prodotto in sé, ve lo faccio vedere, non so se si vede, è molto liquido, ha un buon profumo, guardate che mi approfitto, proteggiamo le mani, si espande molto facilmente, si assorbe altrettanto facilmente, con le due gocce sono già belle che assorbite. Io di solito ovviamente la metto su tutto il viso, vado sul collo e sul décolleté e sulle orecchie, altrimenti mi scotto. È una crema ottima per il mare, una 50+, ottima per la città perché si assorbe molto facilmente e quindi subito dopo ci si può truccare. Mi piace come questo effetto pelle senza cremozzi pesanti. Le creme di oggi ormai per il sole hanno, immagino quasi tutti questa, danno quasi tutti questa sensazione di pelle pelle non incremata, che è fastidiosa. I cremozzi di quando ero io bambina, molto pesanti, che si vedevano, questo non lasciano scie bianche. Questa linea della L'Oreal mi è piaciuta molto. Quella di corpo l'ho finita, questa qua secondo me finirò tutta l'estate, e visto che dura 12 mesi dall'apertura, io l'ho aperta a metà giugno se non sbaglio, o erano già inizi di luglio, mi sa che erano già gli inizi di luglio, potrò conservarla in un luogo fresco e continuare a usare per l'inizio dell'estate prossima. Ok, i prodotti recensiti in questo video sono finiti. Io spero che vi siano stati utili. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba, mi sono sporcata le mani con luce da roba rosso.